A seguito della tragedia di ieri, avvenuta nelle acque di Marina di Ravenna, si è svolta questa mattina una riunione straordinaria della Giunta Comunale, indetta nel tardo pomeriggio di ieri, a cui hanno partecipato, oltre al sindaco, gli assessori e i capigruppo consiliari, il prefetto Bruno Corda, il questore Giuseppe Racca, il sovrintendente di Ravenna Manifestazioni Antonio De Rosa e il viceparroco Abraham Damiano della parrocchia di Santissimi Simone Giuda, che sta ospitando in questi giorni la compagnia dei ragazzi kenioti. Durante la riunione sono state decise le iniziative da intraprendere per promuovere azioni di solidarietà nel ricordo delle vittime della tragedia di ieri, in cui hanno perso la vita un giovane volontario dell'associazione Amani e uno dei ragazzi keniani a Ravenna per partecipare ad alcuni spettacoli organizzati da Ravenna Festival. Nell'ambito del Ravenna Festival si è svolta, quasi in contemporanea alla riunione in municipio, una messa in Santa Maria Maggiore dedicata alle voci dall'Africa, a cui hanno partecipato Maria Cristina Mazzavillani Muti, i genitori di Marco Colombaioni e i ragazzi keniani. Sì, la Giunta e tutti i capigruppo hanno condiviso l'esigenza di avere uno spazio, un momento di ricordo di questa spaventosa tragedia che ha coinvolto i giovanissimi ospiti della nostra città e del Ravenna Festival. Domani sera alle 20, lunedì sera alle 20 a Teatro Rasi, dopo lo spettacolo dei ragazzi ospiti della nostra città, ci sarà un momento di ricordo. Perché il cuore di Ravenna sanguina, noi sentiamo questi ragazzi, il ragazzo di 28 anni di Milano, volontario dell'associazione che accompagnava i ragazzi. Questa mattina abbiamo abbracciato i genitori e il giovane keniota di 15 anni, li sentiamo come nostri figli. Io ho voluto ricordare, ho voluto immaginare quale potesse essere la gioia di questi ragazzi quando sono venuti sul nostro meraviglioso territorio e pensare quanto la cosa li possa aver colpiti, il fatto dell'arrivare con un grandissimo entusiasmo a fare un'attività artistica importante come quella che loro stanno facendo sul nostro territorio e invece vedere trasformato il tutto in una tragedia. Diceva molto bene prima il parroco che li ospita. E hanno un rapporto molto diverso dal nostro nei confronti della vita e nei confronti della morte. Questo parlava dei sopravvissuti, dei ragazzi che hanno continuato comunque una propria come dire, esistenza e come dire, passare davanti alle situazioni. Qualche cosa che ci deve far riflettere e probabilmente ci deve far pensare che qualcosa noi in questo senso sbagliamo. Dal mio punto di vista, io ringrazio molto le parole del sindaco per quanto attiene l'attività di coloro i quali hanno portato il proprio soccorso in questa situazione. Mi unisco alle sue parole. C'è stata una bella regia e un grande impegno da parte di tutte le forze di polizia, della polizia municipale, del volontariato, della capitaneria di porto, che poi è quella che coordina l'attività della salvaguardia della vita umana a mare. Si è riusciti a raggiungere diversi obiettivi, purtroppo non tutti in questo caso. E poi ancora un'ultima cosa, intendo proporre una onorificenza al valore civile. Sia per quanto riguarda quel ragazzo ivoriano che l'altro giorno ha portato a salvamento due bambini, sia per quanto riguarda coloro i quali si sono resi protagonisti di questa grande tragedia che ha colpito il nostro territorio. Il nostro cuore sta sanguinando, dobbiamo andare avanti e dobbiamo capire che le cose che sono state fatte erano quelle che dovevano essere fatte in una situazione di questo genere. E ringrazio davvero tutti per questo. Abbiamo deciso di correre dietro ai nostri ragazzi africani, nel senso che non imporremo certamente a loro di fare quello che non sentono di fare perché sono morti un volontario che li adorava, giovanissimo, e uno di loro, tra l'altro pare che fosse proprio un po' una mascotte, quelli che li trascinava tutti, quello che li trascinava tutti. E mi pare di vedere dalla gioia di vivere che hanno dalla gioia di continuare per i loro amici che non ci sono più, mi pare di capire che sono loro che conducono e ci condurranno a continuare per le loro strade gli spettacoli che hanno preparato per noi, i canti, come stamattina in questa meravigliosa messa dove una signora mi si è avvicinata e ha detto: "È la prima volta che mi sono sentita cittadina del mondo". E questa è una frase che può essere semplice, piccola, ma è significativa al massimo. E quindi in questo momento il dono che volevamo fare noi a loro è diventato un dono che loro fanno a noi. Adesso c'è il sacrificio di due persone,
diciamo pure che è stato il destino, però bisogna saper leggere nei segni del destino. Il destino ci dice che ormai siamo gemellati nella vita e nella morte con l'Africa, soprattutto noi di Ravenna, una grande responsabilità se uno sa leggere nei segni. E allora avremo questi ragazzi stamattina alla liturgia, domani sera al loro spettacolo a Rasi alle 7 e alla grande festa dell'amicizia, il concerto del 7. Sicuramente saranno con noi sempre con il sorriso che abbiamo visto stamattina. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.